che è l'illustrazione, secondo quanto era stato richiesto al momento dell'adozione della delibera dal consigliere Minozzi e puntualmente l'assessore Maisani ha preparato la relazione che illustra quella che è stata l'attività fino ad ora svolta rispetto al mercatino del riuso. Grazie assessore intanto della disponibilità. Sto in piedi. Ecco, ci arrivo. No, se no vieni qua, Monica. Sì, la presentazione di questa relazione risponde ad una richiesta che era stata presentata dal consigliere Minozzi quando gennaio di quest'anno, se vi ricordate, fu approvato il regolamento dei mercatini del riuso. Questa relazione sarebbe servita per fare il punto sull'attuazione di questo regolamento e fare una riflessione sullo sviluppo anche di un'altra economia e un'altra modalità per stare insieme, per affrontare i temi della socialità, della relazione e anche del corretto uso delle risorse. E, come avete potuto notare, la relazione è stata inviata a tutti i consiglieri. Da febbraio a ottobre si sono tenuti 6 mercatini su Vignola, da febbraio a ottobre, organizzati da diversi soggetti, associazioni, e anche dal Centro per le Famiglie l'8 maggio 2016, che hanno appunto inteso organizzare questi mercatini non solo per così realizzare un momento di scambio o di dono di oggetti usati ma riutilizzabili, ma anche all'interno di momenti o ludici, quindi di gioco, iniziative organizzate in un ambito più ampio, mi riferisco per esempio al Basket Day organizzato il 2 giugno, in occasione del 2 giugno del 2016, oppure in manifestazioni come la festa del Parco delle Città Gemellate, eccetera, eccetera. Questo lo dico perché, se vi ricordate, questo aspetto, cioè la possibilità di far rientrare l'organizzazione del mercatino del riuso all'interno di iniziative di respiro più ampio, nelle quali si potesse anche riflettere, mi riferisco per esempio all'iniziativa della Fierucola delle Tramesane che si è tenuta il 7 di maggio, in cui si sono tenuti diversi laboratori di riuso e di riciclo, lì soprattutto di tessuti, di abiti e anche per esempio momenti formativi in quell'occasione, proprio perché era stato richiesto dalle mamme, sull'uso dei pannolini per esempio lavabili, quindi non di pannolini usa e getta. Questa appunto organizzazione di mercatini all'interno di queste iniziative più ampie mi porta a dire che a Vignola ci sono delle associazioni e ci sono dei gruppi come gruppi d'acquisto solidale o appunto anche le mamme che frequentano, le famiglie che frequentano il Centro per le Famiglie, che hanno avviato un percorso non solo di riflessione profonda sullo stile di vita, sui propri stili di vita, ma anche hanno tracciato una insomma sempre più chiara e profonda via verso appunto la riconversione ecologica dell'economia. Questa sera abbiamo parlato di massimi sistemi, di suggestioni relative alla stazione dei treni, al possibile utilizzo e riutilizzo di un'area dismessa, abbiamo parlato dell'ex mercato. Ecco, questi obiettivi, cioè la riconversione ecologica dell'economia o comunque il riutilizzo e la rigenerazione urbana, devono essere accompagnati anche da una riflessione profonda
profonda sul sé e sul proprio stare al mondo. Quindi dal grande stiamo invece noi in questo momento precipitando nel piccolo e forse anche nell'infinito, nell'infinitesimamente piccolo. Nel senso che c'è bisogno appunto di operare su diverse dimensioni, su due dimensioni, cioè quella più ampia, appunto la riflessione più ampia che coinvolge un'intera comunità, oppure appunto il cambiamento, io propendo più per questa ipotesi, deve cominciare invece appunto dal cambiamento dello stile di vita di ognuno di noi, quindi da un'assunzione in pratica di una personale responsabilità rispetto al presente, quindi alle generazioni presenti e al pianeta che attualmente stiamo occupando, ma anche rispetto al futuro e alle generazioni future. Ci tengo a dire che le paure, insomma un po' i timori, le perplessità che furono presentate anche, mi ricordo, dal Partito Democratico che si fece portavoce insomma di una protesta e di una richiesta da parte degli ambulanti vignolesi rispetto appunto al timore che questi mercatini sarebbero stati presi d'assalto dai cosiddetti riusisti. Ecco, questi timori, devo dire, non si sono assolutamente concretizzati. Come dicevo, il regolamento fissa dei paletti ben precisi ed esclude in modo chiaro e inequivocabile proprio la categoria dei riusisti dalla possibilità, insomma, di attuare e realizzare questi mercatini. E invece, torno a dire, la comunità vignolese, devo dire in pochi mesi, da febbraio a ottobre, sono stati organizzati già 6 mercatini e c'è una richiesta anche di organizzarne degli altri, mi fa ben sperare, nel senso che la città, la comunità si sta organizzando appunto per realizzare questi momenti che, come ho detto, sono anche dei momenti di condivisione e di relazione. Ci tengo a dire anche, se non fosse, insomma, se non ce lo ricordassimo, insomma, che questa esperienza è nata all'interno di una riflessione molto ampia che si è tenuta dal 2014, nel corso di tutto il 2014, all'interno del Community Lab. E in questa fase si sono incontrati diversi cittadini e diverse associazioni, hanno riflettuto sull'impoverimento, il tema era proprio quello, a Vignola, quindi parlavamo proprio della nostra città, e sulla necessità di trovare soluzioni all'impoverimento. E una delle soluzioni per l'impoverimento non solo materiale ma anche quello soprattutto più grave, secondo me, relazionale, era proprio quello appunto di creare occasioni di cambio e scambio, occasioni di riflessione, di formazione, di autoformazione appunto sulla questione della sostenibilità e della povertà materiale, ma anche molto spesso appunto relazionale. Non so se ci sono delle domande, altrimenti posso approfondire insomma ulteriormente. Se no chiudo qua, insomma, perché la relazione l'ho inviata. Quindi. Prego, ci sono dei commenti, dei chiarimenti? Minossi, sei stato... Hai sollecitato... Sono stati i sindaci ieri sera dell'Unione che hanno boicottato il Consiglio di stasera. A proposito. Cambiare l'Unione significa cambiare dove vengono spesi tanti soldi. No, mi fa piacere, io ho letto la relazione, mi fa piacere che la cosa funzioni, perché se voi vi ricordate, quando fu approvata,
io dissi magari funzioni, perché è sicuramente importante cominciare a recuperare ciò che non si usa. Io ripeto, sono anche qui abbastanza adulto per aver visto certe cose e sono abbastanza adulto per ricordare come i miei genitori recuperavano ciò che era recuperabile, e quindi questo mi fa estremamente piacere. Io ho chiesto allora, e sono contento di averlo fatto, che ci fosse una verifica da parte del Consiglio, perché questo è il compito del Consiglio, perché esistevano all'interno del Consiglio stesso parti che dicevano ma sarà effettivamente così. Quindi mi fa piacere che la cosa abbia funzionato, mi fa piacere che il Consiglio abbia svolto, chiedendo all'assessore, e di questo ne ringrazio per avercelo inviato prima, il Consiglio svolga il ruolo che gli compete, che è quello di controllo quando esistono dei dubbi, e anziché fare un controllo, il controllo migliore per il Consiglio e nel Consiglio stesso. Grazie. Federico Clò. Sì, no, solo una nota tecnica, perché a me non era arrivata la problematica, sicuramente di serve dovuta a quello. No, ma il tema adesso, al di là della relazione sul mercatino, cioè, c'è tutto un tema che secondo me noi dobbiamo affrontare sul nostro comune, che è quello del commercio in generale, no? Perché è finito il momento carino, no? Stare insieme, tutto un discorso simpatico, al di là del fatto che comunque la possibilità di presenza di riusisti, bisogna segnalarlo, c'era stata data come osservazione ed era stato segnalato il fatto che non si era stati coinvolti su questo punto di vista. E, tuttavia, io rilancio, diciamo, che finito l'elemento del mercatino del riuso, è necessario che come Consiglio Comunale, rilacciandomi anche alle stesse cose che diceva Nadia prima sulle attività commerciali, noi poniamo un ragionamento serio sulla situazione economica del nostro territorio, in particolare del Comune di Vignola, perché è vero, come possiamo vedere tutti noi girando per la città, che da un punto di vista commerciale, di sviluppo generale del territorio, una problematica effettivamente c'è. Quindi concentriamo magari in questo senso quelle che sono le nostre energie, perché poi sono queste attività che fanno sviluppare il territorio. Poi chiaramente c'è tutto un elemento di socialità riferito all'altro, però che è apprezzabile chiaramente, perché lo stare insieme è sempre bello, l'hanno fatto durante un'attività sportiva che conosco, però chiaramente è su quello che noi dobbiamo porre oggi sicuramente un'attenzione sempre maggiore, incrementando quelle che sono attività di rilancio del territorio. Grazie. Prego, Assessore. Sì, non sono assolutamente d'accordo che quando si parla di sviluppo si deve parlare solo ed esclusivamente di economia. Forse lì si parla di crescita economica, è un altro discorso. Dentro allo sviluppo ci sta la socialità, ci stanno i momenti ludici, ci sta il benessere della collettività. Semplicemente una cosa, vorrei semplicemente dire a Clock, ne abbiamo parlato prima, dello sviluppo economico, eccetera. Il fatto di acquisire la stazione e quello che vorremmo fare, se riusciremo a fare, va in quella direzione. Prego Enzo. A me non è arrivata la relazione, quindi ho ascoltato con attenzione quanto detto dall'assessore. Devo dire che come solito mi convince quanto dice, perché ha sempre una prospettiva, una visione che supera la piccolezza, anche la
Quindi questo tema, che apparentemente sembra minuto o marginale, in realtà rappresenta non solo metaforicamente ma anche in qualche modo come indicazione sostanziale quello che noi dobbiamo chiamare responsabilità verso la società, verso il futuro. Possiamo discutere di tutto, dell'economia, dello sviluppo, dell'azienda, della finanza, però senza relazioni non solo non arriviamo da nessuna parte, ma non siamo neppure nulla. Bene, se non ci sono altri interventi, auguro a tutti la buonanotte.